Ragazzi, oggi torniamo a parlare del compressore The King, uno dei re del mix. Allora, varie famiglie di compressori. Allora, penso che questo è un argomento abbastanza inflazionato e snocciolato. Ora, ci sono tantissime famiglie di compressori. Adesso non sto qua a elencarvele tutti, ma vi elenco, diciamo, le più famose. Quindi, vari MU, quindi compressori valvolari, opto compressor, compressori a stato solido, FET compressor, compressori multibanda. Diciamo che questi sono quelli là più conosciuti. Però vi dico la verità, solitamente sono sempre quei 2/3 compressori quelli più utilizzati. Poi, avendo avuto anche la fortuna di veder lavorare tantissimi colleghi, ingegneri sia italiani che esteri, vedo che alla fine i compressori utilizzati sono più o meno sempre gli stessi. Quindi nella cassetta degli attrezzi di un mixinger c'è sempre un compressore a stato solido, che può essere il compressore dell'SSL, che è il più famoso, oppure il 1176. Sono dei compressori ovviamente a stato solido. Il secondo, il 1176, è un FET compresso, un compressore, diciamo, molto veloce, molto cattivo, utile per aggiungere punch, oppure addirittura utile anche per togliere punch, per togliere carattere al transiente, perché essendo molto veloce può sia fare una e l'altra cosa. Poi c'è sempre un compressore morbido, un compressore Varimu. Il più utilizzato è il classico Teletronics, ok, che è un compressore valvolare. Questo è un compressore molto dolce, che può dare una compressione, diciamo, trasparente ma colorata. Serve per compattare a volte il suono, quindi per compattare, per far diventare un suono un po' più compatto, un po' più denso. Poi abbiamo il compressore multibanda. Il compressore multibanda attualmente oggi è più utilizzato nella forma di equalizzatore dinamico. Oggi comunque ci sono gli equalizzatori dinamici, che non sono altro che dei super compressori multibanda, appunto, che possono fare questa compressione multibanda in bande molto piccole. Molto 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 utile, molto 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 utilizzato. Poi c'è l'opto compressor, che è un compressore che appunto comprime con questa fotocellula ottica. È un compressore molto trasparente, molto particolare, molto utilizzato negli anni 90, inizio 2000, e poi dopo si è un po' perso. Però diciamo che i più utilizzati, quelli che ho visto utilizzare veramente più di tutti e che utilizzo più di tutti, sono quelli che vi ho appena citato, e appunto le caratteristiche sono quelle che vi ho appena citato. Se possiamo fare delle categorie di utilizzo, possiamo dire che i FET compressor e i compressori a stato solido sulle parti ritmiche. Parti ritmiche o su ciò che vogliamo, su ciò a cui vogliamo dare un deciso intervento. Poi ci sono i compressori Varimu, oppure i compressori appunto valvolari, che solitamente vengono usati sulle voci, sui bassi, violini, sintetizzatori, quindi su quei suoni che non hanno un attacco molto, come dire, un transiente molto sottolineato, ma che sono più dilatati. Diciamo appunto che questi Varimu, stile Teletronics, lavorano molto bene su questo tipo di strumenti. Poi abbiamo il compressore multibanda, che dappertutto, principalmente è un compressore correttivo. Io l'ho visto sempre utilizzato per comprimere, cioè alcune volte anche per espandere delle bande, quindi per comprimere ed espandere, per avere più densità in alcune bande dello spettro, però principalmente è utilizzato appunto per correggere, quindi è un po' utilizzato dappertutto. Bene ragazzi, vi ricordo che è uscito il mio videocorso tutto sul mix della voce, 1:30, 1:20 di videocorso tutti dedicati alla voce. Parlo veramente di tutto, compreso autotune, tutto. Se siete interessati a questo argomento, andate a fare un giro sul link qui sotto. Vi saluto, vi ringrazio e vi do appuntamento al prossimo vlog. Ciao a tutti!